approccio biologico alle lesioni del ginocchio è fondamentale per poter riparare e ricostruire in maniera più anatomica le strutture del ginocchio. Storicamente, in medicina sportiva ortopedica, i chirurghi si comportavano in maniera un po' meccanicistica, cercando per esempio di rimuovere i frammenti di menisco lesionato e cercando di ricostruire il legamento crociato anteriore con una struttura più rigida. Ma si è visto che con un approccio più biologico all'articolazione è possibile preservare più a lungo l'articolazione del ginocchio e anche migliorare i risultati anche in termini di qualità e di tempi di ritorno allo sport. Il menisco del ginocchio è una struttura piccola ma molto importante. Questo piccolo cuneo di fibrocartilagine è fondamentale per proteggere la cartilagine articolare del ginocchio, allo stesso modo con cui un pneumatico protegge i cerchioni dell'automobile. Storicamente le lesioni meniscali venivano trattate con la cosiddetta pulizia articolare, cioè con la rimozione della parte di menisco degenerata o lesionata. Questo intervento ha ottenuto una grande popolarità perché consentiva di ottenere degli ottimi risultati nel breve termine e un ritorno allo sport quasi immediato. Ma si è visto che a lungo termine la rimozione del tessuto meniscale comportava un aumento del carico sulla cartilagine e un aumento dell'incidenza di artrosi. Adesso, grazie alle nuove metodiche chirurgiche, è possibile riparare il menisco con metodica mini-invasiva, ovvero in artroscopia. E questa riparazione meniscale, se è vero che comporta in termini di tempo post-operatorio un sacrificio nella rapidità di guarigione, perché naturalmente prevede un periodo di protezione della riparazione meniscale, è stato dimostrato che consente però con un più alto tasso di probabilità di ritornare a un livello di sport più elevato o di ritornare addirittura al livello di sport che si aveva prima dell'intervento e prima della lesione meniscale. Negli ultimi decenni le tecniche chirurgiche di ricostruzione del legamento crociato anteriore sono notevolmente migliorate. Una tecnica cosiddetta di ricostruzione del doppio fascio ha recentemente consentito di riportare l'attenzione sull'inserzione anatomica del legamento crociato anteriore. La tecnica che ho scelto di utilizzare, cosiddetta tecnica di out-in, consente proprio di posizionare l'innesto tendineo che va a sostituire il legamento crociato anteriore proprio nella sua sede anatomica. Questa tecnica è stato dimostrato che consente di ottenere una migliore stabilità rotatoria del ginocchio. Ed è proprio la mancanza di stabilità rotatoria del ginocchio che è stata correlata alla instabilità soggettiva e a quei cedimenti che avvengono durante l'attività sportiva. Le nuove metodiche ortopediche ed ortobiologiche hanno considerato anche le esigenze degli atleti, che spesso non hanno tempo e voglia di aspettare il normale processo biologico che porta alla guarigione del neolegamento. Per esempio, è possibile velocizzare i tempi di recupero utilizzando le cellule staminali mesenchimali. Queste cellule possono essere iniettate all'interno dei tunnel ossei dove viene posizionato il neolegamento, l'innesto tendineo, e queste cellule staminali mesenchimali consentono di velocizzare i tempi di attecchimento dell'innesto tendineo all'osso. Un'altra metodica chirurgica che potrebbe consentire di accelerare i tempi di recupero è la metodica cosiddetta dell'internal brace. Nella fase di ricostruzione del legamento, oltre all'innesto tendineo, viene posizionata anche una fettuccia di tessuto ad alta resistenza, che funziona quindi da armatura del neolegamento e assorbe le sollecitazioni che sono correlate alle normali attività quotidiane e al trattamento di riabilitazione post-chirurgica, al tempo stesso proteggendo il neolegamento e quindi evitando che ci siano delle trazioni eccessive che possano ritardare o addirittura in qualche caso impedire la guarigione del neoinnesto. Spesso il chirurgo ortopedico è accusato di essere come un falegname, quando invece dovrebbe comportarsi più come un giardiniere. Un mio maestro una volta ha scritto che il chirurgo ortopedico, in fin dei conti, all'interno del ginocchio del paziente è un ospite e come tale dovrebbe comportarsi.